D'ora in avanti, tutta Sant'Elpidio a mare non farà più sonni tranquilli e forse neanche noi. Perché? Perché questa sera Fermo TV è qui alla Locanda Bacci per presentarvi il magnifico cast della Cinema Sam Sermar Film Death Room, un thriller che vi terrà letteralmente inchiodati alla poltrona di casa, con tanti, tanti e forti colpi di scena. Ci sono due ragazzi che si imbattono in un gruppo di malviventi, delinquenti, se così li vogliamo chiamare, trafficanti di organi. Io sarei uno degli assassini e mi ci ritrovo tranquillamente, perché da quando lavoro con Massimo e Paolo faccio sempre quel genere e mi ci ritrovo, ecco. È un ruolo particolare, soprattutto questo dell'ultimo film, Death Room, perché è un ruolo molto ambiguo, però scappa fuori poi praticamente la violenza e la cattiveria che è innata proprio su questo personaggio, ecco. Ho avuto questa convocazione forte, proveniva dalla collina, diceva guardate, mi serve una faccia da brutto, da delinquente come la tua, e io sono subito corso. Io ho saputo che ne stai facendo anche, ne hai fatti e ne stai facendo anche altri di film. Questo famoso che sta adesso con Depardieu, però io faccio la comparsa, E beh, ti sembra poco. Hai fatto una comparsa nell'Erede. Allora, diccelo, che cosa interpretavi? interpretavo il camionista parlante da contratto, quindi soltanto due battute con la scena del maremmano cane morto purtroppo per terra, ma era finto, non era vero. Le attrici c'erano la Hielo, c'era la Taddei, Roia, e noi abbiamo fatto questa scena sulla Teramo Mare. Gli effetti speciali non sono molto facili realizzarli perché cioè bisogna stare molto attenti anche durante la ripresa, perché se la ripresa non va bene, l'effetto non va bene. Quindi è molto impegnativo e bisogna stare lì, ecco, cioè sul set durante le riprese bisogna stare lì, devo stare lì concentrato a vedere ogni singola inquadratura per vedere come mettere l'effetto, come e ecco. Lei è Beatrice Luzzi e ha fatto da cameraman per il film Death Room. Allora, Beatrice, quanto è stato difficile fare da cameraman? Beh, all'inizio abbastanza, anche perché non ne sapevo per niente, anzi zero, però dopo mi ha aiutato il mio ragazzo Massimo, che da regista è proprio naturale, me l'ha spiegato benissimo, tanto che sono stata anche confermata per il prossimo film. Quindi sono andata bene, dai. Come diceva prima Massimo, è da quando abbiamo lui 16 anni, io 15 anni, che ci siamo messi, ecco, con una telecamera in mano. E il nostro primo film si chiama La Casa, poi Gli Occhi del Parco, poi abbiamo fatto Cimitero, Nessuno è al sicuro, abbiamo fatto Brivido di Sangue, abbiamo fatto 7 maggio, abbiamo fatto in 24 ore e qualche minuto. E per poi l'ultimo Death Room, e stiamo lavorando su un altro film che poi ne parleremo. E comunque, sempre nel genere thriller horror ci siamo orizzontati, ecco. Abbiamo un po' cambiato adesso su questo che stiamo lavorando, genere, ma poi lo diremo più avanti. Comunque le nostre trame sono quasi sempre thriller, horror, sempre su questo genere qui ci siamo impegnati. Il tempo porta consiglio e anche tanta professionalità. Quest'ultimo film è quello uscito meglio? Non esiste, secondo me, uno migliore dell'altro. Esiste uno che magari ha fatto più successo perché ha avuto più visioni, ma per quanto riguarda la bellezza, ogni film ha una piccola particolarità. O 7 maggio è un qualcosa di bello, in 24 ore qualche minuto è qualcosa di carino, e Death Room ha qualcosa di suo, ecco, ognuno ha un qualcosa da dimostrare e da far valere. So che pa state partecipando anche a un concorso con questo film. Di cosa si tratta?
Sì, abbiamo inviato il nostro DVD al Bologna Festival, che è un festival di corto e medio metraggi. Noi facciamo mediometraggi, per specificare, che sarebbero dagli 0 fino a un'ora di durata. Abbiamo mandato a questo festival di Bologna, che sarà a febbraio. Speriamo, incrociamo le dita, che dopo il 31 gennaio dovremo sapere se saremo ammessi o no a questo festival. Quindi speriamo tutti di esserlo e di fare una bella figura, ecco. Beh, questo film, anche il festival stesso, può essere anche un trampolino di lancio. Da quanto, da 1 a 10, quanto ti piacerebbe ovviamente essere un attore? Non c'è prezzo, non c'è numero, non ci sono parole, ecco. Vorrei fare l'attore sin da quando abbiamo iniziato, ma anche prima, quando vedevo i film da bimbo, mi immaginavo sempre di essere lì dentro la TV, recitare insieme agli altri. Quindi sì, un trampolino di lancio lo speriamo tutti, ma un sogno nel cassetto che ha custodito da tantissimi anni, quindi non posso dire che sono sicuro, ma lo spero con tutto il cuore che qualche porta si apra in questo campo. E noi di Fermo TV glielo auguriamo, lo auguriamo a lui e anche a tutti gli altri. È un'occasione per fare qualcosa di diverso, soprattutto qui a San Delpidio a Mare. Penso che siano stati i primi, questi due ragazzi, a fare queste cose, a girare dei film a livello amatoriale, a livello molto così, diciamo, basso all'inizio. Poi piano piano si sono specializzati, hanno fatto e abbiamo fatto anche tutti insieme dei bei lavori. Una cosa molto importante, che è un film a 0,0 costi e a chilometro zero, tanto per risparmiare anche nell'ambiente. E se ci sta la caccia a quel soldo, ci autofinanziamo. Questo bisogna dirlo, perché è un nostro limite questo qui, non avere una disponibilità economica anche per acquistare qualsiasi tipo di prodotto dal sangue stesso, perché non usiamo quell'umano, usiamo sangue artificiale, tanto per capirci. E allora va acquistato, e lì ci servono i soldi. E anche quando andiamo a girare su qualche luogo, no? Eccetera, e ci dobbiamo adattare con alla meno peggio, ecco. Capito? Questo è il nostro limite. Allora, se ci fosse qualche sponsor che ci possa aiutare, noi contraccambiamo con la pubblicità, con quant'altro, sarebbe una bella cosa. La Cinema Sam, Sermar Film, sta girando già da poche settimane un nuovo film. Massimo, due battute su questo nuovo film, anticipaci qualcosa. Beh, innanzitutto cambiamo genere, abbiamo sempre fatto horror, thriller, basta, ho deciso di cambiare genere. Facciamo un tuffo nella fantascienza, dove l'arrivo degli alieni arriveranno sul nostro paese e metterà l'Italia in ginocchio. Dietro le mie spalle, come potete vedere, c'è Davis, che è il titolare, assieme a sua sorella, della Locanda Bacci, la locanda che stasera ci ha ospitato. È una locanda veramente pittoresca, davvero carina, proprio nel cuore di Sant'Elpidio a Mare. Parlaci un po' della tua offerta, cosa proponi anche al turista oltre che alle elpidiense? Noi, come la filosofia del Death Room, è tutto a chilometro zero, quindi dai vini ai salumi a qualsiasi cosa che trovate qui nella locanda è a chilometro zero o massimo 50, quindi si parla, abbiamo qualcosa anche più di 50, però diciamo per i vini abbiamo fatto, però comunque abbiamo selezionato solo i prodotti diciamo un po' più ricercati, quindi dai salumi ai formaggi, ecco, come ho detto appunto prima, i vini, le varie verdure. E poi noi produciamo olio, quindi ci siamo specializzati sull'olio, quindi l'olio mettiamo dappertutto. Vivi da qui.
Dalla locanda Bacci facciamo un brindisi a Death Room. Per motivo, grazie. 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 E a Federica che è qui con noi. Cin cin. Ha spaccato le ossa. Non ce la farete mai uscire vivi da qui. Inside.